Per l'intervista di oggi abbiamo il grandissimo piacere di essere con Antonio Mascolo. Antonio è il direttore di Repubblica Parma, ma è anche tante altre cose. Ne approfitto per leggere una frase della tua biografia ufficiale, che si trova un po' in tutti i tuoi prodotti, ovvero Antonio Mascolo, giornalista, con un antico, ahimè antichissimo, passato sportivo tra rugby e atletica. Raccontaci un po' la tua origine. Ma sai, per conoscere Parma, io credo che nei tempi in cui sono stato giovane io lo sport fosse il veicolo migliore. Fare atletica e soprattutto rugby era un veicolo di conoscenza totale, cioè quelli che sarebbero diventati i primari o gli esponenti erano quelli che giocavano con te rugby, perché è uno sport che unisce, non ha età. Faccio un piccolo esempio: quando io ero direttore della Gazzetta di Modena, mandai un mio inviato, credo, per la storia di Tommy, l'uccisione del bimbo Tommy, no? E lui arrivò alla Gazzetta di Parma: salve, scusate se disturbo, mi manda il direttore, mi manda da Modena. Ah sì, Mascolo, quello che giocava apertura. Cioè, come dire, il fatto di aver lavorato 30 anni come giornalista era nulla rispetto all'essere stato mediano d'apertura sia nella Rugby Parma che nel CUS Parma. Questa è la provincia. Quindi sei Sì, partito dalla praticamente. provincia, hai Ho iniziato esultato. a scrivere di quello perché dicono che ne capissi, dicevano che ne capissi. Poi facevo teatro al CUT. Un giorno vado a Sanremo Lossi e mi disse: te che fai teatro al CUT, perché non scrivi anche di teatro? E lì c'è stata una grande fortuna che il critico teatrale di allora, Pier Pari dei Tedeschi, andò a Vogue e si liberò il posto da critico teatrale. Io avevo 21 anni, 20 anni. Molossi mi disse: se domani sera vai a vedere il Re Lear di Strehler con la Melato e Gabriele Labbia al Piccolo Teatro, se fai una buona recensione non sarai più il vice, ma sarai il titolare del critico. E questa è stata una grande fortuna perché ho imparato subito a fare due lavori. Facevo il cronista dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera e andavo a teatro. Tutte le sere credo di aver fatto 320 spettacoli in un anno. Parma era un centro teatrale molto importante. Poi Molossi mi ha mandato in giro a tutti i più grandi festival, a Spoleto, questi posti qua. E c'era un altro grande vantaggio, che il giornale chiudeva verso le 3 di notte. Quindi tu scrivevi in diretta degli spettacoli teatrali e, esame ancora più importante, tu andavi col giornale al dopo teatro, per cui Carmelo Bene leggeva la tua critica e magari ti diceva che avevi sbagliato. Ecco, questa era una scuola molto bella, cioè aveva una funzione sociale molto alta la critica teatrale, perché era rapportata con la realtà, non è che scrivi 3 giorni dopo che magari lo spettacolo non c'è più. E il tuo percorso quindi si è formato in questo modo, Cronista, critico teatrale. un po' dirompente tra la passione sportiva e una grossa occasione che ti è Sì, e più capitata. facevo la cronaca e dopo avevo seguito grandi cose. Molossi mi mandò anche per addirittura in Australia a seguire Azzurra, in Etiopia ho fatto un viaggio di 400 km a piedi con Piero Amighetti, purtroppo è morto, il mitico Piero, inventore di trekking. Abbiamo fatto sulle carte originali, abbiamo ripercorso l'ultimo viaggio di Vittorio Bottego, quindi fino al Dagaroba, al confine col Sudan. Succedevano cose così, ecco. Io credo che oggi manchino ma i maestri, cioè per i giovani manca chi ha il coraggio di farli sbagliare, tenendoli d'occhio. Io mi ricordo che delle volte da noi ci chiedevano, faticavamo a fare una pagina, controllate e ce ne facevano fare 4-5. Quindi assorbivi i ritmi di 5 pagine, quando poi tornavi a farne una sembrava rilassato, sembrava una stupidata. Ecco, queste piccole cose allora, nella scuola della Gazzetta c'era soprattutto questa competizione, c'erano delle persone molto ma molto preparate, molto brave, e quindi ti smazzolavano, ecco, se sbagliavi.
Oggi, secondo te, cos'è che va a minare questo aspetto legato alla qualità dell'informazione? Credo che, come dicono quelli che parlano bene, cioè, sono in crisi tutte le agenzie educative. Cioè, in crisi il genitore, in crisi la famiglia, in crisi la politica, in crisi la società, è in crisi l'individuo, è sempre colpa degli altri, cioè ci sono troppe cose. In più c'è il paradosso dell'informazione, e cioè che non ci sono mai state nella vita, nel ciclo umano, tante informazioni a disposizione e probabilmente non c'è mai stata tanta gente disinformata. Cioè, mai come oggi si cade nelle trappole delle bufale clamorose, insomma, delle scie chimiche, di tantissime altre cose. Ci sono anche notizie che forse scoraggiano le nuove leve. Leggevo anche nei giorni scorsi questa sorta di denuncia rispetto a un'agenzia che cercava di assoldare giovani giornalisti al prezzo di 70 centesimi. Certo. È successo un'altra cosa, che si è invertito completamente il mercato. Oggi questo non è un mercato. La mia generazione ha avuto la fortuna anche anagrafica, cioè, nel senso che un determinato periodo di più valevi più venivi pagato. Oggi non è assolutamente così, oggi c'è gente che lavora gratis, insomma. Ci viene un po' meno anche il discorso etico rispetto a una professionalità. Infatti il periodo dell'oro per noi era questo, cioè io, Baldassare Molossi mi diceva: tu non ti preoccupare, quando succede qualcosa senti questi tre. E sai, i tre erano Zavattini, Malerba e Attilio Bertolucci, cioè, per quanto ignorante io fossi, li intervistai tre volte e qualcosa capivi, cioè, ecco, questo era anche l'altra grande, erano come dei corsi di aggiornamento, ma reali. Abbiamo in questi giorni, o meglio, stiamo vivendo in questi giorni una parabola decadente, diciamo, rispetto quantomeno nel lato politico-amministrativo del nostro territorio. Secondo te, come siamo messi davvero? Questo aspetto contrasta molto con uno dei pezzi che hai scritto recentemente rispetto a ciò che sta accadendo in una valle a pochi chilometri da Parma, dove in realtà le cose stanno andando in modo molto, molto diverso. Sono convinto che questa è un'epoca di snodo, per cui le difficoltà ci sono, indubbiamente più di quanto se ne sia state. Io credo che le società hanno bisogno di contrappesi, assolutamente. Cioè non si può continuare a dire tutto va bene. Cioè l'essenza dell'informazione, l'indipendenza dell'informazione non è chi la pensa come te, è chi non la pensa come te. Cioè se noi preserviamo questo, riusciamo a fare dialettica, a tendere all'alto, se no si tende al basso. Questo secondo me è il pericolo vero. Mai lamentarsi delle critiche, perché la mancanza di critiche permette di fare qualsiasi cosa, senza, come si dice nei film, ogni riferimento a cosa è assolutamente immaginario, però mi sembra che insomma stiamo dando lavoro non poco, ecco, al declino. Noi c'è una cosa che non ci stanchiamo mai di fare anche con il nostro programma, ma col nostro operare quotidiano, che è quello di dare luce a quelle persone che coraggiosamente hanno un'idea in testa, vogliono realizzarla, ci provano seriamente e siamo testimoni di storie meravigliose di persone che stanno andando alla conquista del mondo, letteralmente. No, ma io credo che ci sono migliaia di storie da raccontare e fortunatamente qualcuno le racconta. Io di recente ho fatto un articolo, un'inchiesta per Repubblica Nazionale, Repubblica.it Nazionale, sulla valle, l'ho chiamata la Carbonio Valley, ahimè usando l'unico termine inglese, altre cose, perché la valle del Carbonio è un pochino meno bello. E lì c'è veramente l'eccellenza mondiale. C'è uno che quando gli ho chiesto che cos'è la tua azienda? Mi ha detto, sai, il compito della mia azienda, non mi ha detto la mission, mi ha detto il compito della mia azienda,
e alleggerire il mondo. Gli ho detto, cosa vuol dire? Ti spiego. Gli aerei, i treni ad alta velocità e tutto non possono avere dei sedili che pesano 15 kg. Io li faccio che pesano 2 kg col carbonio. E con questo le macchine non possono pesare 3 tonnellate o 10 tonnellate. Io le faccio in carbonio. Ecco, questo ha capito tutto, secondo me. Cioè, è una storia, è un sogno, è qualcosa di più. Io credo che sia questo il tessuto che va raccontato e che ti dà l'idea. I migliori chiamano i migliori. La prima delle due suggestioni che ti ho preparato, ti faccio vedere un'immagine, non la commento, ma me la commenti tu. Questa è la prima. Questa è la mia vigna, la vigna qua di casa nostra, danneggiata fortunatamente più la struttura che dalla nevicata. E questa è stato un sogno impossibile. A un certo punto in questa zona noi qui non abbiamo mai abbattuto la vite, come molti hanno fatto sostituendola con l'edera o con altre cose in berso, no? E abbiamo tenuto. Allora in questi 2 o 3 anni ho iniziato a allungarla e un bel giorno ho detto io voglio provare a fare un vino, e quello che viene fuori lo vendo e ricavato lo do a Suor Donatella, al Baby Hospital, Caritas Baby Hospital di Betlemme. Insomma, ci siamo riusciti grazie al fondamentale aiuto di Lucio Rossi. Il 5 marzo facciamo quest'asta di questo vino che si chiama Vin di Bene al laboratorio cucina in via Turchi, vicino alla mensa del povero, non mi dispiace neanche come collocazione, sperando nel generoso apporto di tutti quanti, e credo che noi parmigiani, che grazie ai soldi già raccolti abbiamo inaugurato la playroom del Baby Hospital di Betlemme, si riesca a fare qualcos'altro. Io sono molto fiducioso, insomma, siamo riusciti a raccogliere negli anni tantissimi soldi, io credo grosso modo 70.000 euro per la Palestina, credo che si riesca anche stavolta a fare qualcosa. Un importo che è stato costruito nel tempo anche grazie e attraverso a un'altra delle tue passioni, che è quella della fotografia. Fotografia è un rapporto strano. Io ho scritto una volta che per me la fotografia è veramente un dio delle piccole cose. Io ho sempre fotografato, c'è stato un momento nella mia vita, moltissimi nel 72, che volevo fare il fotografo ma non avevo i soldi, i mezzi per farlo. Mi sarebbe piaciuto partire, andare 2 anni a seguire degli avvenimenti nel mondo, e ho passato tantissime notti da Claudio Carra a imparare a stampare il bianco e nero, a sviluppare bene queste cose qua. Poi ho scelto un'altra strada, comunque mi sono sempre portato negli anni quasi sempre la macchina fotografica dietro. Qual è la storia che hai raccontato a cui sei più legato? Allora, una che mi è piaciuta molto, ho avuto la fortuna di raccontare La regina d'Africa. Una storia che sembrava veramente contrapposta a quella di Karen Blixen, ed era una donna, l'ho raccontata per l'Europeo, una donna che viveva in Burkina Faso, là dove nella sua portava a caccia i grandi capi di Stato, da Bokassa a Giscard d'Estaing e tutti questi qua, nella sua tenuta di Ketty Bonazza ha preso la malaria a Coppi, che poi è morto. E questa storia è molto bella perché poteva essere una grande possibilità di un libro, però come sempre in queste cose poi la storia successiva mi attraeva più di quella già scritta, quindi non l'ho mai fatto. Un'altra che mi è piaciuta molto è raccontare, trovare il figlio di Togliatti in una clinica psichiatrica di Modena in cui si erano perse le tracce da qualche decennio. Era la vecchia lezione di Mario Tommasini, che diceva che le persone, prima di parlare male delle persone, ricordare sempre il macio. Il macio era un personaggio della fattoria
che tanti anni dopo che avevano riaperto il manicomio di Colorno, alla parola manicomio si metteva a piangere. Credo che ci vuole, sì, come raccontava qualcuno, per scrivere un filo d'oro e un filo di latta, ma secondo me ci vuole un po' di cuore. Io, a proposito di cuore, adesso mi spingo alla seconda delle suggestioni che ti ho portato, che senz'altro ha un accento triste, ma sono molto curioso di sapere qual è il tuo pensiero. Credo che sia il tema più importante del nostro tempo. Forse bisogna parlare meno e agire di più. Loro non sono, sono figli di una tradizione che non è la nostra, noi in questo settore abbiamo avuto solo il male, forse, così corrosivo. Sono figli di un illuminismo, l'Italia, certe cose noi abbiamo più delle mode. Credo che comunque il diritto, dovere, ripeto, diritto dovere della critica e della satira vada assolutamente preservato. Questo è uno dei problemi del nostro tempo, il diritto mio e il diritto degli altri. Credo che questo sarà il tema che ci accompagnerà per i prossimi anni. E di lì, come dire, a piramide, la tolleranza, il rispetto, la comprensione. Credo che saranno le cose che ci obbligheranno forse a uscire da una palude in cui siamo. Oh, a proposito dei vizi italiani, ho avuto anche modo di fare una riflessione su questo aspetto, ovvero su quanto molte persone in Italia tendano a vivere queste cose come un effetto assolutamente di moda. Quindi, mentre per qualche giorno dopo l'accadimento di Parigi erano in tanti ad aver condiviso questa immagine, averla messa nelle loro belle testate di Facebook, tempo qualche giorno tornano i gattini in attesa della prossima moda, del prossimo tormentone, per dirla male. Credo che questo sia un altro dei problemi che si affrontano poco. In tutti i sensi, l'Italia in particolare, è l'italiano, quindi, cioè, non ha memoria, né memoria lunga, storica, né memoria di cronaca. Questo credo che sia una delle più grosse dannazioni anche per chi fa questo mestiere, ovviamente, perché tu essenzialmente continui a lavorare su dei fatti, ricordando altri fatti, però spesso la gente non sa neanche di cosa parli. Gesù Sarli, mi auguro che, non so, fra quanto, 3 mesi ancora, 6 mesi ancora, prima che scatti l'esatto e massiccio, ma di cosa stiamo parlando? Direttore, grazie mille per questa chiacchierata, ti lascio però con un'ultima domanda, quella di un messaggio ai giovani che ci seguono, a quelli che hanno in testa questa cosa che vogliono realizzare, una persona d'esperienza come te, cosa si sente di dire allora? Che ci sarà sempre, c'era prima e ci sarà dopo, un qualcuno che racconterà una storia e un qualcun altro che l'ascolterà, cambierà la piattaforma, cambieranno i mezzi. Ma se la storia è buona, ci sarà sempre qualcuno che la leggerà, con una differenza positiva e quindi estremamente sorridente. Che io, quando ho iniziato a scrivere per la Gazzetta nel 72, il mio articolo usciva a Parma. Già per farlo leggere a Reggio dovevo portarlo io fisicamente. Oggi, se tu pubblichi un buon articolo, è possibile che lo leggano in tutto il mondo, come la fotografia. Non dimenticate mai, e quindi siate ottimisti, che la nascita di internet, alcuni soloni sostenevano che avrebbe ucciso la fotografia. La fotografia è l'immagine, il trionfo di internet. Ecco, quindi, per chi vuole fare questo mestiere ci sono delle opportunità enormi.